Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Audizione in prima commissione sullo stato di attuazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Il servizio di Marco Paganini. Il Fondo Sociale Europeo 2014-20 riserva all'Umbria 237 milioni e mezzo di euro. Al 31 dicembre 2019 circa 121 milioni risultavano impegnati, 69 milioni rientravano nella spesa dichiarata e 59,5 nella spesa certificata. Questo quanto emerso dall'audizione in prima commissione dei dirigenti regionali chiamati ad illustrare lo stato di attuazione finanziaria del programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo. I dirigenti regionali hanno spiegato che il programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo sostiene 4 obiettivi tematici e 11 priorità di investimento: occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione, capacità istituzionale e amministrativa. La programmazione europea 2014-2020, è stato spiegato, è molto orientata al raggiungimento dei risultati. Per il 2019 l'Umbria avrebbe dovuto raggiungere i 57 milioni di euro di spesa dell'FSE, ha così superato il target ed acceduto alla quota di riserva di performance. Una delle novità principali del Fondo Sociale è stata il coinvolgimento degli enti locali con la gestione associata delle funzioni, che provoca però ritardi nella programmazione degli interventi e lentezza nella sua attuazione. Questo avrebbe comportato una differenza tra livello di impegni assunti e spesa sostenuta. In prima commissione è stato fatto anche il punto sul piano di sviluppo rurale 2014-2020 con una audizione dei tecnici della regione. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha ascoltato in audizione i tecnici regionali sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Dalla riunione è emerso che da questo PSR per l'Umbria ci sono 928 milioni di euro, con circa 80.000 domande evase e 400 milioni di euro erogati, con una incidenza del 62% sul reddito delle imprese. Gli obiettivi di spesa finora sono stati raggiunti e lo saranno facilmente anche per il 2020. Alla seduta hanno preso parte il direttore regionale Luigi Rossetti e alcuni dirigenti regionali, tra cui Franco Garofalo, che hanno rilevato come per il PSR attualmente ci sono 72 interventi attivati con più di 80 bandi emanati. Alla fine del 2019 erano stati impegnati oltre 820 milioni di euro, l'88% della dotazione, ed erogati circa 400 milioni, 43%. 80.000 le domande istruite e pagate, con oltre 12.000 beneficiari che hanno ricevuto almeno un pagamento. 210 milioni di euro di investimenti attivati dalle aziende agricole a fronte dei 74 milioni di euro di contributi. I tecnici regionali hanno sottolineato come le risorse impegnate ad oggi sono circa il 90%. Devono ancora aprire i bandi 2020 e la programmazione si chiuderà il 31 dicembre 2023. A dicembre 2019 sono stati superati gli obiettivi di spesa. Entro la fine del 2020 si devono spendere ancora 13 milioni, un obiettivo facilmente raggiungibile visto che la media di spesa all'anno dell'Umbria si aggira intorno ai 50-60 milioni. Sollecitati dalle domande dei commissari, i tecnici hanno spiegato che l'incidenza dei pagamenti della politica agricola comune sui redditi delle aziende in Umbria è del 62% contro una media italiana del 28%, il dato più alto tra tutte le regioni italiane. Quindi l'agricoltura umbra è oggettivamente molto influenzata dai trasferimenti pubblici, un dato sul quale riflettere, come anche su quello che vede l'Umbria come la regione con il più alto tasso di imprenditori agricoli con età superiore a 65 anni. Altro tema su cui riflettere è quello relativo alla filiera del tabacco, visto che l'Umbria è la prima regione tabacchicola italiana. Si è insediato a Palazzo Cesaroni il nuovo Consiglio delle Autonomie Locali. Il servizio. Il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria ha eletto per acclamazione come presidente Francesca Mele, sindaco di Marciano, e come vicepresidente Marisa Angelini, sindaco di Monteleone di Spoleto, e Erika Borghesi, consigliere comunale e provinciale di Perugia.
La seduta di insediamento del nuovo CAL si è tenuta nell'aula consiliare di Palazzo Cesaroni ed è stata presieduta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squalta, presente anche la Vicepresidente Simona Meloni. Il CAL, detto Squalta, rappresenta una garanzia di partecipazione democratica e di consultazione nei processi decisionali, nell'ottica del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle funzioni regionali e del confronto tra regione e comuni. Il CAL è uno strumento utile e fondamentale per i comuni per partecipare alla programmazione di quegli atti che incideranno sull'attività legislativa regionale e locale. Meloni ha poi sottolineato che il CAL deve essere un gruppo che lavora in maniera coesa per far crescere i comuni, soprattutto i più piccoli. La regione sarà al loro fianco per interpretare le necessità e le istanze di tutti i territori dell'Umbria. I consiglieri regionali della Lega, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, hanno presentato la proposta di legge che modifica le norme sull'edilizia residenziale sociale. Servizio di Alberto Scattolini. Superare le gravi carenze riscontrate per essere più vicini ai territori, spostando i centri decisionali verso i comuni, destinando una parte degli alloggi alle famiglie delle forze dell'ordine e alle famiglie monoparentali, rispondendo alle esigenze dei padri separati che non si potevano permettere una casa. Una proposta di buonsenso che parte da esigenze reali della comunità regionale. Così i consiglieri regionali della Lega, Stefano Pastorelli e Paolo Fioroni, hanno illustrato gli obiettivi della proposta di legge che modifica le norme sull'edilizia residenziale pubblica. Durante la conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Cesaroni, Stefano Pastorelli ha evidenziato che la revisione della legge sulle case popolari era uno degli impegni presi in campagna elettorale che verranno onorati. Prevediamo, ha detto, interventi sui requisiti per l'assegnazione, sugli alloggi da ristrutturare e in favore delle famiglie più deboli. Paola Fioroni ha poi spiegato che la proposta è stata redatta mirando ad essere vicini ai territori per razionalizzare l'offerta di alloggi sociali e non lasciare indietro nessuno. Ci saranno contributi, ha assicurato, per la rimozione delle barriere architettoniche e quote riservate alle famiglie degli operatori delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Verranno verificati a campione, ha concluso, il rispetto dei requisiti per disporre degli alloggi e la regolarità dei pagamenti dei canoni. Proseguono le audizioni della Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa sul problema della messa in mora degli operatori sanitari ai fini interruttivi della prescrizione di un eventuale risarcimento di presunti danni. Dopo l'audizione dei direttori sanitari e dell'assessore alla sanità Coletto, è stata la volta di medici, infermieri, operatori e rappresentanti sindacali. La terza commissione consiliare presieduta da Eleonora Pace ha svolto ulteriori audizioni sul problema della messa in mora degli operatori sanitari a fini interruttivi della prescrizione di un eventuale risarcimento di presunti danni, che viene quantificato e comunicato per iscritto ai professionisti interessati, una procedura avviata dagli attuali commissari delle aziende sanitarie umbre sulla base di direttive impartite dalla Procura regionale della Corte dei Conti. Critiche sono venute ai commissari per il loro pronto adeguarsi alla direttiva della Corte che, secondo i medici, può rappresentare invece un autentico boomerang, incentivando la medicina difensiva, limitando la definizione in via transattiva dei sinistri e aumentando quindi il contenzioso giudiziale, con un prevedibile aumento dei costi a carico della sanità. In pratica, proprio l'effetto contrario a quello di tutela erariale che la Corte si proponeva. Secondo gli operatori della sanità e i loro rappresentanti sindacali, questa situazione finirà per peggiorare anche altre questioni su cui la politica si è molto spesa, come quella delle liste di attesa. Per non rischiare di vedersi recapitare una richiesta di messa in mora per decine di migliaia di euro, in alcuni casi centinaia di migliaia di euro, le dimissioni di anziani e malati cronici diminuiranno, le prescrizioni di esami aumenteranno. Per i medici delle strutture pubbliche tocca alla politica restituire la sanità nel lavorare a professionisti che ne hanno bisogno per operare sulla sicurezza dei pazienti. Alla luce di quanto ascoltato, la terza commissione ha deciso di proseguire gli approfondimenti sia per avere davanti agli occhi i dati ufficiali e i numeri della vicenda che per ascoltare nuovamente sia i direttori delle aziende sanitarie locali che l'assessore alla sanità. La Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Eleonora Pace, ha anche svolto una serie di audizioni per approfondire la situazione relativa alla rete oncologica regionale e al ruolo del registro dei tumori umbro.
Una proposta politica che rafforzi la rete oncologica regionale e riaffermi l'importanza strategica del registro tumori. Ci stanno lavorando di comune accordo sia gli esponenti della maggioranza, la presidente Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, i consiglieri della Lega Paola Fioroni, Francesca Peppucci e Valeria Alessandrini, che della minoranza, Tommaso Bori e Michele Bettarelli del Partito Democratico, Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, dopo l'audizione dei responsabili della rete oncologica regionale e del registro tumori Umbro. L'Umbria è stata la prima regione italiana a dotarsi di un registro dei tumori di popolazione, che raccoglie dati preziosi per capire l'andamento delle malattie oncologiche e l'efficacia delle azioni svolte per contrastarle. Ma i fondi per sostenere questa attività sono stati ridotti considerevolmente e ad oggi la convenzione Regione-Università è scaduta. In sofferenza anche la rete oncologica regionale, soffrono i pazienti alle prese con la malattia e soffre anche il personale medico, come è emerso dall'audizione, alle prese con un male che si chiama burnout, quello che ti fa entrare in un ambulatorio alle 8 del mattino per uscirne solo alle 7 di sera. Servono fondi, risorse umane e una nuova attenzione verso un settore della sanità che, è stato riferito ai commissari, una volta era un fiore all'occhiello e oggi è una realtà quotidiana in piena sofferenza. Al nuovo governo della regione, ma anche e soprattutto al governo nazionale, viene richiesto un cambio di passo e la Commissione Sanità dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, all'unisono, si sta facendo portavoce di questa emergenza. Lo stato di attuazione della legge per il contrasto della ludopatia al centro della riunione per il Comitato di Controllo e Valutazione. Il Comitato per il Controllo e la Valutazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduto da Thomas De Luca, si è riunito a Palazzo Cesaroni per proseguire la verifica dello stato di attuazione della legge regionale numero 21 del 2014, norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Dopo l'illustrazione delle maggiori problematiche fatta da alcune dirigenti regionali, al termine della seduta il presidente Thomas De Luca ha annunciato che il comitato chiederà alla commissione antimafia regionale, appena sarà costituita, di approfondire le possibili infiltrazioni in Umbria della criminalità organizzata nel gioco d'azzardo. Inoltre, dalle riunioni è emerso che l'enorme fenomeno del gioco online, che riguarda principalmente i più giovani, al momento viene affrontato solo in piccolissima parte. E questo sarà uno dei temi sui quali il comitato darà mandato all'Assemblea per rivedere l'attuale legge, così come è necessario modificare la normativa nella parte che riguarda la distanza delle sale da gioco dalle scuole e dalle zone sensibili al momento della revisione delle concessioni in essere. Altro tema centrale è quello della riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92% agli esercizi commerciali che disinstallano gli apparecchi per il gioco, una misura che sicuramente non ha dato i frutti sperati e quindi va rivista per renderla più efficace. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha sancito all'unanimità l'istituzione della commissione d'inchiesta per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana e del Narnese, richiesta dai consiglieri Daniele Carissimi, Francesca Peppucci, Valeria Alessandrini, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini e Paola Fioroni della Lega, Eleonora Pace per Fratelli d'Italia, Paola Gabiti per il gruppo Te sei presidente per l'Umbria. Illustrando l'atto, il primo firmatario Daniele Carissimi ha spiegato che si tratta di un'iniziativa a costo zero, in quanto i firmatari rinunciano all'indennità di funzione e all'ufficio di supporto della presidenza della commissione, normalmente previsti per le altre commissioni, proprio per sottolineare che l'impegno e il tempo dedicato dai futuri membri è offerto spontaneamente in ragione solo del profondo interesse pubblico dell'iniziativa. La commissione durerà 30 mesi e si concluderà con un documento finale. L'area Ternano-Narnese è una delle zone più inquinate d'Italia, con criticità riscontrabili soprattutto per quel che attiene al suolo, l'aria e l'acqua. Il consigliere regionale Donatella Porsi del Partito Democratico esprime forte preoccupazione per il piano industriale presentato dalla JP Industries, che prevederebbe la riduzione dei livelli occupazionali e la chiusura del sito produttivo di Colle Nocera Umbra.
Porsi in proposito annuncia la presentazione di un'interrogazione alla Giunta regionale, auspicando la convocazione urgente di un tavolo di confronto in sede ministeriale al fine di affrontare compiutamente la delicata situazione. Una proposta di legge per assistere concretamente i familiari dei soggetti deceduti per reati della criminalità è quella avanzata in Umbria dal presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. Nell'atto l'esponente di Fratelli d'Italia prevede inoltre l'assistenza legale gratuita ai cittadini umbri che finiscono sotto processo per eccesso colposo di legittima difesa e verso le persone offese dai reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata. Il Comitato per il Controllo, presieduto da Thomas De Luca, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha valutato la relazione sulla attuazione degli interventi nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza relativamente agli anni 2017 e 2018. Sono emerse criticità rispetto alla mancanza di strutture intermedie in alcuni territori, incertezze sulle risorse del Fondo nazionale, aumento del numero delle persone disabili. Dai dati del 2018 emerge che la spesa per gli anziani risulta preponderante. Ritardi, tempi di conclusione dei lavori, situazione delle imprese che lavorano nel cantiere, rilancio del progetto relativo al comparto urbanistico ex Policlinico Monteluce di Perugia. I capigruppo del Partito Democratico Tommaso Bori e Andrea Fora del gruppo Patto Civico per l'Umbria annunciano due interrogazioni con le quali chiedono di conoscere le intenzioni della Giunta regionale circa la situazione del comparto urbanistico Monteluce di Perugia. Una mozione sulla valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistici e degli itinerari di pellegrinaggio in Umbria è stata depositata dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Marco Squarta ed Eleonora Pace, per impegnare la Giunta a realizzare specifiche campagne di comunicazione sulla Via di Francesco. L'obiettivo è quello di rendere ancor più conoscibile l'itinerario e incrementare così i flussi turistici da ogni parte del mondo. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, in onda su tutte le televisioni locali della Regione, disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente visibile anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.